Ciao a tutti da Poderak, bentornati qui su Farming Simulator Emergency. C'è appena arrivata una chiamata di emergenza dove dovremo andare con i vigili del fuoco per un incendio. Stiamo andando con più mezzi possibili perché non sappiamo che tipo di incendio troveremo, perché hanno detto che ha preso fuoco una villetta, non si sa che cosa bene. Dovrebbe essere in questa zona qui sopra. Noi ci siamo attrezzati con più mezzi possibili e vedremo insieme se riusciremo a risolvere l'incendio. Sono con 1, 2, 3, 4, 4 mezzi. In base a cosa troveremo, poi chiameremo anche i carabinieri o la polizia per capire che cosa ha causato l'incendio. Fatto sta che comunque per adesso stiamo salendo questa montagna super gigantesca, sperando che non arrivino le auto, perché altrimenti ciao. Sperando che adesso non si blocchino i mezzi dopo questa mia manovra. Quindi di no, ok. È difficile mantenere una strada bella lineare, perché comunque bisogna stare attenti. Allora, vediamo, forse l'incendio mica era qua, no? Non è qua, o era a destra? Ma dove era l'incendio, raga? Io mi sono già perso. In che zona era? Mi dissocio, signore del 112, mi dissocio. Mi sono perso. Forse è lì sopra? Oh, raga, se non è lì sopra mi denunceranno per omissione di soccorso. Oh, mi mandano qua, vai lì in montagna, ma non mi dicono dove. Oh, forse devo salire di qua. Ah, eccolo lì, sì, devo salire, dannazione. Dai, Mercedes. Dai che ce la fai. Loro non so se ce la fanno, però. Vai, saliamo qua. Uè! È arrivato Poderak. Dov'è l'incendio? Non avete niente da fare che appiccare fuoco? Vediamo qua le sirene come si spengono. Mamma mia, che casino. No, come se... come? Adesso vi spiegate come? Io voglio sapere nome e cognome dell'autista adesso. Nome e cognome. E adesso chi ti prende qui? Natch all'anima tua, Natch. Chiameremo ambulanza dopo per te. Anzi, chiamatela già. Qui unità Poderak, richiede un'ambulanza. Un vigile del fuoco si è fatto male. Rimane qui un mio collega a sostenerlo in attesa di un'ambulanza. Ma raga, ma ditemi come? Come? Io devo spegnere un incendio adesso? Vediamo qua, apriamo tutto, attrezziamoci. Per favore, può spengere? Come dicono alcune persone. Io non so perché alcuni dicono spengere invece di spegnere. Mi spiegate perché? È un tipo di dialetto, immagino. Cioè, anzi, è un dialetto chiaro, ma in quale parte d'Italia si dice spengere? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Allora, apriamo qua le serrande, vediamo se ci sono attrezzature utili. Ok, c'è una manichetta che utilizzeremo. Vediamo qua, apriamo tutto, vai, apriamo tutto. Qua non si apre niente. Ah no, si apre dappertutto. Bello, questo Mercedes è bello che è attrezzato. Nel tempo prende fuoco, io tranquillo, va qui ad aprire tutto. Allora, apriamo. One, shoot three. Ok. Presa la manichetta. Attacchiamoci all'autobotte. E vai, spegniamo l'incendio. Guarda qua, se Poderak deve lavorare in queste condizioni. Ma non vedo niente io, aspettate. Ci
pensa Poderaco. Poderaco, il grande youtuber. Allora, vediamo. Oh, come si alza il coso? Il piru piru mi serve. Ah, magari qua non si apre perché è troppo... c'è il tetto, quindi è per questo che non si apre. Aspetta. Ma non prendere fuoco, mo. In teoria... dai, l'avevo fatto... no? Ah, oh, vedi? Vedi che c'era il barbatrucco. Vai, accendiamo il faretto. In tutto questo però come si gira il faretto? Gira, gira il faro. Oh... adesso sì che si ragiona. A posto, vedi? Poderac attrezzato. Prendiamo di nuovo la manichetta, attacchiamoci e vai, spegniamo questo incendio mostruoso che si ripercuote in questa cascina qui. Dobbiamo spegnere questo fuoco. Ma perché dico spegnere adesso? Mi sono fissato. Devo spegnere questo fuoco? Unità mobile, dove vi trovate? Richiedo rinforzi per un'ambulanza. Non è per il fuoco. Un collega si è ribaltato, grazie. Cioè, ma raga, ma qua dobbiamo chiamare i soccorsi per i soccorsi. Ma dove siamo finiti? Ditemi adesso cosa devo fare a quel vigile del fuoco. A, lo licenziamo. B, lo puniamo con una sanzione. C, facciamo finta di nulla capita. Scrivetelo qui sotto nei commenti e poi fatemi sapere. Poverino, dai, capita, può capitare a tutti, può capitare a tutti. Ma qua adesso chi lo raccoglie, mo, quello lì? Ok, qua dovremmo essere riusciti a spegnere completamente le fiamme. Direi di andare a prendere adesso l'autogru e l'ambulanza, così soccorriamo il nostro collega. Forse l'ambulanza è già arrivata. Qui con la Seat Leon dei carabinieri abbiamo recuperato l'autogru che scorteremo fino in cima. Oh, ma fa una luce assurda sto autogru. Oh. Una luce assurda. Lì dovrebbero esserci già i nostri colleghi. Saliamo su in montagna così recuperiamo anche i vigili del fuoco. Avevamo già finito in teoria. Allora, mi sa che conviene che lo porto io. Cioè, facciamo al contrario. Con questo vado e la Seat mi scorta da dietro. Rientri, mi sa che qua... cheat, adesso mi incaglio, lo so già. Mi bloccherò. Prendiamo anche la sirena, che tanto qui sopra non ci sale nessuno, essendoci il nostro collega qua con la macchina che dovrebbe fermare. Vediamo qua se riusciamo a vedere qualcosa. Ok. Ma quante visuali ha sto coso qui? Oh, ci passa, eh. Dicono che l'Italian Light qui è tutto stretto. Guardate qua, io sto andando con un'autogru e ce va alla grande, anzi è troppo larga. Edo, cerca di ridurre le strade, che è troppo facile. Ok, dovremmo esserci. Da un momento all'altro dovremmo girare a destra. Ormai me la sono imparata la strada. È solo 2 di notte, eravamo partiti che erano le 10. Ok, dovremmo esserci. Ho recuperato la strada. Ok, ci siamo passati alla grande. Vabbè, la Seat Leon la lasciamo lì. Devo andare dritto. Dove devo andare adesso? Adesso dovremmo andare sempre dritto. Sempre dritto. Chi va dritto va sano lontano. No, non è vero, qua è tutto pieno di curve. Poderac, altro che tutto dritto. Ma qualcosa mi dice che ho sbagliato ancora strada. O no? Forse sì, forse no. Ah no, eccolo qua, abbiamo trovato una strada alternativa. Perfetto. Direi di posizionarci. Anche se qui, raga, io non vedo niente. Voi vedete qualcosa? Serve un po' di luce. Vai indietro, amico mio. Attiva le quattro frecce. Gira tutto qua. Ma che si gira? Gira così. In realtà dovrei chiudere le cose laterali.
Giriamo per di qua. Oh, guarda qua quanta luce. E luce fu. Allora, alziamo qui il gancio. Perfetto. Adesso dobbiamo tirare tutto a destra, così si dovrebbe ribaltare dall'altra parte. Quindi 1, 2. Ok. Ok, ci siamo riusciti. A posto. Oh, abbiamo già finito. Questo abbiamo finito. Chiamiamo l'ambulanza. E abbiamo fatto. E niente, raga, adesso vado con la mia super ambulanza e vado a soccorrere quel disgraziato ingoronito che si è ribaltato. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi piace, iscrivetevi al canale. Se avete altri suggerimenti di scenari, scrivetelo qui sotto nei commenti. Qui sotto nei commenti trovate, nella descrizione trovate il link del gioco scontato, il link del mio Discord dove trovate tutte le mod. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!